Buonasera ragazzi, chi ha visto il mio video di 3 ore fa e può confermare che io dissi c'è un accordo di massima tra la dirigenza bianconera, l'agente di Suarez e Luis Suarez, dopo 3 ore adesso ho sentito il signor Di Marzio confermare quello che ho detto io. E come mai io do le notizie prima di Di Marzio e poi Di Marzio le spara e conferma quello che ho detto io prima di Di Marzio, eh? Ragazzi, questo vuol dire che io veramente ho degli informatori che al 95% non sbagliano mai. Quindi, ragazzi, io ci sto mettendo la faccia. Quello che dico si è risultato veritiero, addirittura prima del signor Di Marzio. Io sono arrivato prima del signor Di Marzio a dare questa notizia che c'era un accordo tra la dirigenza della Juventus, l'agente e Luis Suarez. E ci sto mettendo la faccia, ragazzi. Però non è detto che arrivi Suarez, ragazzi. C'è un accordo e il signor Di Marzio l'ha confermato. Come può saltare, come può arrivare Dzeko, come può arrivare Benzema e chi più ne ha e più ne metta. Quindi, ragazzi, io dico: ma come mai io do le notizie prima e poi il signor Di Marzio le spara dopo e conferma quello che ha detto il sottoscritto? Io ci sto mettendo la faccia, ragazzi, però ci dovrebbero mettere la faccia anche quei youtuber che sono andati a dire che a noi Suarez non ci risulta, è tutta una puttana nata inventata dai giornali. Ah sì? Ah sì? Quando Suarez arriverà alla Juve, chiedete scusa, perché avete fatto una grandissima figura di merda e state facendo una grandissima figura di merda. Ragazzi, commentate, mettete un like, condividete il video, ditemi la vostra, iscrizione al canale e come sempre, fino alla fine, forza Juventus! E noi ragazzi ci vediamo alla prossima, e sperando che nelle prossime ore la Juve ci regali il colpo Luis Suarez, che io ne sto parlando da giorni e giorni, e si è avverato quello che ho detto io 3 ore fa nel mio video, che c'è un accordo tra la dirigenza, Suarez e l'agente. Alla prossima ragazzi, Di Marzio, ti faccio le scarpe.